Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parlo dell'acquisto di Pavard, Benjamin Pavard. Dopo una settimana di corteggiamento, diciamo così, alla fine è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter, perché il momento in cui registro questo video c'è già stata l'ufficialità dell'Inter, c'è già stata la firma, quindi fatto tutto, archiviato e se ne può parlare, perché ormai dopo il caso Samardzic abbiamo capito, io per quello che non faccio mai video inerenti a trattative di mercato dette dai giornali, perché purtroppo non si sa mai, diciamo, meglio parlare del concreto che della fuffa. E con Pavard si va a impreziosire un reparto che finora, almeno secondo me, l'Inter aveva avuto un po' deboluccio, con la perdita comunque di Skriniar, D'Ambrosio, mi pare solo questi due, l'arrivo di Pavard e Bissek, in sostanza sì, i cambi sono stati questi. E è sicuramente un reparto che ne esce, dico rinforzato, perché l'anno scorso Skriniar è stato a mezzo servizio, quindi l'hai ringiovanito sicuramente, perché hai dato via un 27enne, è arrivato un altro 27enne, ma al posto di un 33enne, 34enne, ora non ricordo D'Ambrosio precisamente quanti anni ha, è arrivato un 21enne, quindi sicuramente un reparto più ringiovanito e che andava rimpolpato. Comunque, e al momento i difensori titolari hanno una media di 30, di almeno una trentina d'anni, perché se si va a pensare che il Bastoni c'ha 24 anni, ma Acerbi c'è una 35 e Darmian c'è una 33, direi che comunque più o meno l'età media siamo lì. Quindi era un reparto che doveva essere rinforzato, l'abbiamo rinforzato con un giocatore campione del mondo, ricordiamolo, campione d'Europa con il Bayern Monaco nel 2020, intendo di club ovviamente, perché campione d'Europa con la Francia per ora non c'è ancora. Non ha avuto ancora questa opportunità, però sicuramente campione del mondo è ancora meglio. E da protagonista il suo mondiale nel 2018, giocatore, ripeto, 27enne, di sicura affidabilità, perché comunque è un giocatore che negli anni non è che ha fatto brutte stagioni disastrose, un giocatore che deve avere una rivalsa in merito al top club. Fino all'anno scorso giocava titolare, con l'arrivo di De Ligt e Upamecano ha avuto un po' meno spazio come difensore centrale, si è visto tanto come terzino quando magari Mazraoui si era infortunato e così via, però per il resto è sempre stato titolare fisso da quando è arrivato nel 2019 fino a 2 anni fa, proprio inamovibile nel Bayern. L'anno scorso un po' meno, forse per i vari moduli che utilizzava Nagelsmann e poi Tuchel, e adesso giustamente vuole una nuova, vuole cambiare un po' aria, anche perché io questi giocatori li capisco, nel senso io capisco una direzione di andare verso l'Inter. Perché comunque, secondo me, il suo ragionamento è stato: io ho già vinto tutto. Ancora a dimostrare al Bayern quello che so fare, tanto non è una squadra a cui sono legatissimo. Quindi non è una squadra che voglio restarci per tutta la carriera. Voglio provare altre cose. E giustamente, secondo me, per il metodo che gioca Inzaghi con questi centrali che fungono sia da buoni marcatori, sia in fase offensiva hanno un certo protagonismo. Secondo me è stato attirato da questo modulo, dal modulo che utilizza l'Inter, e ci si vede bene. E secondo me ha detto: ma sai che c'è, io vado lì a provare, tanto io quello che ho da vincere l'ho già vinto, quindi ho 27 anni, voglio ancora mettere in mostra, magari al Bayern non mi ci metto più di tanto, e vado all'Inter. Anche per questo secondo me l'ha preferita allo United, che magari per i difensori l'Italia rispetto all'Inghilterra è una meta più ambita, perché il classico difensivismo italiano è molto rinomato nel mondo, il catenaccio e tutte queste cose qua. Quindi molti difensori, infatti, se vediamo anche da top club, aspirano in un momento a giocare in Serie A proprio per migliorare la fase difensiva e tutto quanto, perché è molto studiata in Italia rispetto agli altri paesi in cui si predilige più la fase offensiva. Ma comunque, a prescindere da questo, la spiegazione della scelta di Pavard non sta a me dirla, sta a lui. L'operazione di 30 milioni più 2 di bonus, nonostante fosse in scadenza, e che è un contratto di 4 anni, da quanto ho capito, 3 milioni e qualcosa, 2 milioni e 8, mi ricordo precisamente a quanto. E comunque è un'operazione a lungo andare, quindi fino ai 31-32 anni, che secondo me la maturità definitiva il calciatore arriva più o meno a quell'età, poi c'è solo un po' di calo, però ovviamente non è sempre così, abbiamo visto con Acerbi pure. Quindi sicuramente
negli anni migliori, secondo me, l'abbiamo preso in questo momento. E alla fine un'operazione che io penso sarebbe diventato comunque un giocatore dell'Inter, anche se non fosse arrivato in questa sessione di mercato, perché si è parlato tanto che poteva arrivare a zero l'anno prossimo, al limite aveva già raggiunto l'accordo con l'Inter, meno che non saltava fuori durante l'anno qualcos'altro, cosa che può accadere, perché ormai nel calcio di oggi è un giorno all'altro uno cambia idea e va da un'altra parte. Però l'accordo con l'Inter ce l'aveva anche verbale, ha detto se non riusciamo a chiuderla qua ci vediamo l'anno prossimo, non è un problema. E l'Inter avrebbe trovato una soluzione low cost per tenersi poi i soldi per magari un altro colpo. E quindi io sono contento di Pavard, un giocatore che mi è sempre piaciuto personalmente e non vedo l'ora di vederlo giocare. Vediamo se riuscirà a scalzare Darmian, perché comunque Inzaghi sappiamo che con i suoi senatori, i suoi giocatori un po' alla Mancini come idea, è difficile che riesca a cambiarle. Guardate Frattesi, che sicuramente molta gente lo dava per titolare, invece preferisce ancora Mkhitaryan nonostante prestazioni altalenanti, perché la corsa la dà. Però col pallone in mezzo ai piedi in queste prime due uscite non mi è piaciuto tantissimo Mkhitaryan, però la corsa te la dà ugualmente. Quindi Frattesi deve guadagnarsi in sostanza il posto da titolare, come Pavard. Solo che vedremo, vedremo se riuscirà a trasformarsi in quello che Inzaghi vuole. È quella la mia curiosità. Io domenica sarò allo stadio, non lo vedrò giocare, credo, però lo vedrò riscaldarsi molto probabilmente, a meno che non esce fuori qualcosa all'ultimo minuto, a qualche difensore e così via. Non credo che giocherà nemmeno un minuto, cioè solamente forse al risultato acquisito da una delle due squadre, cosa è dubito sarà così, perché comunque Inter-Fiorentina è una sfida solitamente sempre tirata, non è mai una sfida che va per le che si stabilisce magari 3-0, partita finita. E, anzi, solitamente è molto più pazza di quel che si pensa, quindi vedremo domenica cosa succederà. Per il resto, oggi volevo dire, in ambito sorteggio, non riuscirò a fare la live reaction, quindi arriverà, diciamo, il post, il mio commento sul girone in sostanza e magari pure su quello delle altre italiane. Vediamo un attimo cosa si riesce a fare e dopo il sorteggio è già acquisito, quindi sarà in serata. E poi domani finisce il calciomercato, quindi cercherò, se riesco a farlo venerdì dopo Roma-Milan, diciamo, un commento sul mercato dell'Inter in generale, vedendo se compreremo un centrocampista in queste ultime ore, ma non credo. E invece arriverà poi il post partita di domenica, vediamo quando, perché stando allo stadio, a meno che non lo faccio in quel momento, finita la partita, non lo so, arriverà, non si sa quando, ma arriverà. E niente, quindi un saluto da Winterfest, benvenuto a Pavar e ci vediamo alla prossima.